la vista dalla nostra stanza. E oggi il piano è di arrivare a Carcassonne. C'è l'albero di fichi e noi qua ci mangiamo i fichi dell'albero di fichi. Perfetto. Buon appetito a tutti. Buon appetito. Siamo qua con Sally. Sally è la proprietaria che ci ha trattato benissimo e l'ha nutrata très bien. Bon, écoutez, je suis très heureuse d'avoir ces Italiens, cette charmante femme philippine, très jolie. Et ce petit avec de grands yeux. Oui, c'est beau. Merci. Tutte le marmellate le fa lei. Confitura. Quando venite, dovete farvi assaggiare la confettura di mele, cioè la pomme. Mele, pomme. Pomme, noci, des épices, le spezie, la vaniglia, del Madagascar. Della cannella. Cannella, che si sente pochissimo, ma è buonissima. Buoni, e che io me la sto mangiando qua. C'est très spécial. C'est très spécial. Et les figues du jardin. Oui. Sally, merci beaucoup. Inizia la terza giornata, direzione Carcassonne. Stamattina è fresco, ci sono 26 gradi, ieri abbiamo toccato i 42, quindi oggi si pedala molto meglio. Qui abbiamo sbagliato strada, ci siamo fatti tentare da una strada sterrata che sembrava fiancheggiare l'argine. In realtà l'argine là siamo fuori di 150 metri. Adesso andiamo a riprenderlo là così. Stiamo piantando le querce e vengono a innaffiarle. Siamo a Angelier, ci sono 16 chilometri da qui, da Capestan a qua.
Noi ieri sera eravamo incerti se fermarci a dormire a Capestan o proseguire fino a Argelier. Altri 16-17 km sarebbero stati forse un po' troppo. Vai, facci vedere. Lì dentro è una cantina. Sembra una chiesa, un po' castello. Là c'è scritto Château Ventenac Minervois. Sì. Già? Io ho fame. È mezzogiorno. Pausa pranzo. Ristorante 5 stelle chez Canal du Midi. Questo è il paesino dove abbiamo mangiato sotto il ponte. Dalle cicale si capisce che fa vagamente caldo, però non caldissimo, sta bene. Ciclisti veri bevono Coca-Cola, no, i ciclisti veri bevono grappa. Abbiamo capito tutti che dobbiamo arrivare a Carcassonne stasera. Carcassonne a morte. Luna 19. Allora, abbiamo prenotato una... sembra una casa all'interno del quartiere storico lì, la cittadella di Carcassonne, però abbiamo ancora 30 km prima di arrivarci. Oggi dovrebbero essere una tantina di chilometri che facciamo. Pietro, nonostante i suoi 9 anni, sta andando meglio di tutti noi. Cosa dici? Ci arriviamo a Tolosa. Chemin de Carcassonne à Béziers. Tanto, anche io. È caldo. Poi sono 40 gradi e c'è ancora un po' di strada da fare. Je suis trop fatigué e il faut arriver à Carcassonne ce soir. Je vais vous mettre sur YouTube, oui, oui. Si je bien. Et c'est tout. Voilà. Merci. Messieurs, vous êtes très gentils, merci. Pas de quoi. So. Avec plaisir. Voilà, c'est Joël Barthes. Joël Barthes, éclusier sculpteur. Voilà. Qui fait les sculptures que vous voyez qui così. C'était là aussi. Oui, oui. C'est là.
Allora, se fate il canal du Midi in direzione Tolosa, vi do una bella notizia. Quando arrivate alla chiusa dell'Anguilla, la chiusa della Ghiglia, la strada diventa più bella. Mi è stato chiesto quanti chilometri mancano a Carcassonne. Io non posso barare. Dai, mancano più 3 chilometri. 3 chilometri. Impossibile. Dai 15 ai 20 chilometri. Dai 15 ai 20 chilometri. Però rendetevi conto quelli che hanno dovuto tagliare questo pezzo di montagna per far passare il canale. Che bella coppia, questa è la faccia di una donna felice. Sei contenta dei giri che ti faccio fare? Eh? Molto. Alouette. Sì, ma le biciclette le dovrebbero portare sul, non sulla barca. Che bella questa però, eh? E questa è proprio bella. Bonjour! Fantastico! Bonjour! Oh. 11 chilometri a Carcassonne. Le cicale ci fanno sempre compagnia e iniziamo ad avere fame. Circa 350 anni fa, ve lo immaginate qua quanti uomini ci dovevano essere, muli e gli attrezzi per scavare con i mezzi che c'erano nel XVII secolo. È stato ultimato in 15 anni questo canale. Sono le 5 e mezzo del pomeriggio, gli ultimi chilometri sono decisamente facili perché la strada è molto ben tenuta. Spettacolo così non si poteva non filmarti, no Pietro? È venuta a Carcassonne con un paesaggio così, anche se carichi in questo modo con le baguette, la borsa della spesa. Ok, benvenuti a Carcassonne. Potremmo quasi esserci. Difficile pedalare con le borse così. Guardate qua, come diceva il tale, qui c'è un bel pezzo di storia. Dunque, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a Carcassonne, abbiamo prenotato via Booking questo carino, questo bel appartamentino a prezzo ragionevole, con cucina, il frigorifero, abbiamo fatto la spesa, quella però l'avete vista. Siamo addossati al castello, alla parte della fortezza che è dietro di noi. Adesso vedo se trovo una finestra per farvelo vedere. E la cena è quasi pronta, adesso faccio vedere camera da letto,
camera da letto questa qui, e ci abbiamo la vasca là dietro, e ecco, non c'è la finestra, non c'è la finestra che dà di là, si vedeva dall'appartamentino di sotto. Comunque fidatevi, siamo proprio sotto le mura, che adesso sono colorate di giallo per, non ho capito bene, un evento, una cosa artistica, che comunque il giallo verrà, scomparirà dopo l'estate. Ok, direi che per oggi non so se filmo di più, perché siamo stanchi, abbiamo fatto circa 90 km.